Ciapetes.it, ma lo prende il martello? Forse sì, forse no, forse con meno facilità, forse non va a lui. Poi soprattutto prende coscienza della fine del patriarcato, anche questo film intitolato Tyler Rake 2, pieno d'azione, d'ammazzamenti, di spari, in realtà è un dramma sulla fine del maschio, del vecchio maschio. Anche John Russo, come l'Eggers di Northman e come tanti altri registi, uomini e donne, va verso una direzione molto molto cercata e secondo me anche ottima da parte del cinema occidentale di massa industrializzato: la fine del vecchio maschio, quello adorato da altri registi, quello che prevarica la moglie, quello che la schiaffeggia, il gangster che eccita altri, ma non questa gente qua. E questo è molto interessante. Quindi Tyler Rake, diciamo, all'interno di un genere d'azione dove c'è ovviamente la ruvidezza e anche la lotta forsennata con poco, con ciò che c'è, senza grandeur del concetto dei Bourne, di Greengrass e Damon, ma con l'avanzamento rispetto anche ai film della saga di Bourne, di Greengrass e Damon, l'avanzamento prodigioso della CGI. E quindi è una CGI però in sottrazione, è una CGI che si deve sposare con il massimo del tentativo di aderenza al realismo action. E infatti è diretto da Sam Hargrave, che fa parte della schiatta dei ex stuntman diventati registi. Citiamo Vic Armstrong, che sciava meglio di Roger Moore all'inizio di Bersaglio Mobile e che è stato un regista importantissimo di seconde unità di Bond Movie, ovviamente Chad Stahelski, oggi il migliore, con John Wick i migliori film d'azione. Ma anche Tyler Rake non scherza. Arriva su Netflix, è il sequel. Lui era un SAS australiano, lui era un soldato dell'esercito, oggi però non è più di moda, e infatti è tutto personalizzato, infatti è tutto individualizzato, infatti è tutto individuo e non nazione, individuo e non paese, probabilmente tycoon e non stato, e come sta andando il mondo sostanzialmente adesso. E quindi è sempre più evidente la difficoltà dei cineasti di oggi, tra cui anche Russo, Joe, che ogni tanto è quello che recita dei due, è quello che piangeva, quello che piagneva, non Matteo Rovere e David nei confronti di Julia Steigerwald, ma era un innamorato che aveva perso il suo uomo. Una scena bellissima di terapia di collettiva, quello è John Russo, è diciamo dei due quello che si diverte di più a recitare. E John Russo, da graphic novel Ciudad di Parks, fa questa sceneggiatura sulla distruzione del vecchio maschio del Novecento, di nuovo reiterato. Ah, io vi parlo da un paese in cui si uccide una donna praticamente ogni 3 giorni, forse anche ogni 2, forse anche ogni 3 minuti, e quindi ben venga, perché deve cambiare in primis la cultura maschile. E allora questo è un film dove Chris Hemsworth è questo sas, è questo ex soldato che oggi non esiste più, e quindi ovviamente è un mercenario. Al soldo di chi? Chiunque. Ma anche al soldo del personale. Del personale di chi? Di uno stato? Di un tycoon? No, del personale proprio intimo, del suo.